Dopo una lunga passeggiata al Gianicolo, aver osservato il fontanone, parlato lungamente dell'acqua Paola, e aver osservato il tempietto di Donato Bramante e soffermatici sui particolari, scendiamo nel quartiere più iconico di Roma, Trastevere, e qui, davanti a una tagliata di picagna di manzo alla griglia, Giampiero ci racconta la storia di segni e simboli del tempietto del Bramante. Nel piccolo edificio sono state intuate varie simbologie. L'uso dell'ordine dorico tuscanico, visto Vitruvio, ha valenza simbolica e religiosa. Dunque l'ordine dorico tuscanio. In antichità questo ordine si riteneva infatti che il dorico dovesse essere utilizzato solo per i templi dedicati a divinità maschili, come ad esempio Ercole o Marte. Qui è stato crocifisso San Pietro e Donato Bramante lo vede come figura eroica e virile, come un santo guerriero. Dunque l'ordine dorico tuscanico è un particolare del tempietto. La cripta sotterranea rappresenta gli inferi, la profondità della terra nella quale è stato posto a Roma con la croce di Pietro il seme, il corpo del tempio diviene allora la chiesa che domina la sfera terrena. Il pavimento cosmatesco riporta sul proprio corpo un simbolo medievale che allude al grande labirinto che è la vita umana. La cupola, che tutto ricopre e protegge, diviene allora espressione della sfera celeste, con a capo Cristo nella gloria dei cieli. Queste tre parti, nettamente distinguibili e leggibili, alludono a una visione cristocentrica del mondo, dove il vano centrale del tempietto rappresenta la Chiesa terrena raccolta nella fede dell'incarnazione, mentre la parte superiore, con la cupola costruita sull'alto tamburo, allude alla Chiesa trionfante nella sfera celeste, con a capo Cristo nella gloria del cielo. Altra caratteristica e altra circostanza riguarda la particolare attenzione che il Bramante pone ai numeri. Se dovessimo contare le colonne, scopriremmo il numero 16, che misura le colonne del Tempio. E il numero 16 può essere scomposto nelle cifre 10 e 6, che sono numeri cosiddetti perfetti dalla matematica. Inoltre il numero 16 comprende la sua metà, il numero 8, che richiama alla memoria e alla nascita del mondo 8 giorni dopo il principio della creazione. Quanto all'infinito? Beh, basta guardare il numero 8 in modo diverso.